Salve popolo di YouTube, sono sempre io, NeoGeo82, e questa è Tredia. Siamo tornati su Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Siamo tornati perché oggi chiudiamo, almeno vogliamo chiudere una volta per tutte definitivamente questa run, questa cosa che abbiamo iniziato a fare mesi fa e abbiamo sospeso purtroppo per mia inettitudine. Praticamente abbiamo iniziato a fare questa run, questa diretta dove tentavo di finire il gioco usando un personaggio che sempre esclusivamente a livello 1 ce l'ho fatta, più o meno. Infatti voglio vedere una cosa. No, vabbè. Ce l'ho fatta, più o meno, sono arrivato fino adesso, sono arrivato fino non al boss finale, ma al pre-boss finale. E non riesco a batterlo. L'ultima due puntate ho fatto delle gran figure, le ho passate solamente a farmi sconfiggere da questo boss. E quindi, per questo e per varie ragioni, ma poi dedicate anche il mio tempo, ho interrotto la nostra run, la nostra partita. Ma oggi ho deciso di riprenderla, non più in diretta, perché non voglio tediarvi con altre mie ipotetiche sconfitte. Quindi faremo una registrazione. Questa volta siamo online con il personaggio e tenteremo di porre fine a questa a questa run. Oggi si chiude tutto. Scusate, il delfino è sparito, prendo l'altro. Oggi si chiude tutto, nel senso che comunque vada la registrazione di oggi, chiudiamo questo esperimento che abbiamo fatto. E quindi potrei fallire, come potrei avere successo. In realtà non vi nascondo che poco fa ho tentato di fare un'altra registrazione, ma per un guizzo tecnico non veniva fuori l'audio e quindi probabilmente metterò un footage, un montato dell'altra registrazione per la quale comunque non sono riuscito comunque a battere i nostri maledetti guardiani del trono. E quindi oggi ci riproviamo e dopo di questa chiudiamo il capitolo Dark Souls 2, almeno la run con il nostro Delfini che gioca da Dark Souls 2. Chiudiamo almeno la run col personaggio a livello 1. Allora, mi sono rimaste e non penso di riuscire a recuperarne altre, solamente 5 vitalità. Usiamo la prima. Quindi sono 5 tentativi per tentare di portare a termine questo boss. Se non ce la facciamo, scusate, sistemo i volumi. Se non ce la facciamo, basta, finisce qui. Allora, vediamo un po'. Prima mi capitava in maniera molto simpatica, una cosa che mi era piaciuta abbastanza, che avevo provato anche a fare, è riuscito a evocare degli altri giocatori, eccoli qua. Probabilmente questi hanno una configurazione per la quale possono essere chiamati anche da giocatori di livello più basso, perché effettivamente io sono a livello 1, quindi in teoria io non dovrei essere. Non dovrei essere in grado di evocare nessuno in teoria, però in questo momento lo posso fare. Ora mi scuso con voi anche per il formato della mia webcam qui, perché è un po', come vedete, un po' stracciato in alto e non ho il faccione così lungo. Praticamente c'è stato un penso sia un errore di, come si dice, di risoluzione che non ho sistemato adesso, quindi non sto a sistemare in altra maniera. E ora proviamo ad affrontare questo maledetto boss, anzi questo boss duplice, questa coppia terribile di guerrieri, sperando di non consumare tutti i miei tentativi in una volta sola, un po' come si faceva in sala giochi tanto tempo fa. Ho solo 5 crediti. 5 crediti. Fallirò miseramente, lo so già. E voi mi potete perculare per tutto internet, per tutta l'internet. Tanto non mi conosce nessuno. No, qualcuno mi conosce. Pochi, ma buoni. Allora, saluto i miei affezionati che oggi non sono qui con me. Vanchap e Haiku, che mi hanno seguito per tutta la. No, la batteria! Ho
Madonna, no, ci manca solo che mi si scarichi la batteria del joypad. Porca pupazza. Arrivo subito. No, cavolo, vabbè, andiamo col. Abbiamo quello che si è. Attenzione che qua si cade, eh? L'ho già fatto un'altra volta di scivolare laggiù indietro. Ah, maledetta, vieni qua. No, 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 non venire là, non venire qua. No, no, stai pure lì. Ah! No, 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 no! Dove l'altra? Dove l'altra? Attenzione, mi devo curare. Un attimo, un attimo, un attimo. Non ce l'avete con me, per favore, non prendetemela con me! Lasciatemi in pace un secondo solo, che mi devo curare, un secondo solo, un secondo solo. Oh! Via, 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 via. Ale, 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 Ale. Oh. Allora, è stata una cosa vigliacchissima perché io non ho combattuto per un cazzo. Però almeno. E adesso c'è la nostra amica Nashandra. Non so se riuscirò mai a sconfiggerla. Signore. E questo è un altro capitolo, in realtà. Allora, proviamo a fare una cosa. C'è la cosa più vigliacca che posso fare. Attenzione che qua.
No. Oddio. No! Allora, ragazzi, siamo riusciti finalmente a sconfiggere quei due bastardi. Però adesso abbiamo l'altra bastarda. E ora dobbiamo cambiare un attimo strategia. O almeno sì, no, la strategia più o meno rimane sempre quella. Cambiamo più che altro il nostro equipaggiamento. E andiamo subito a vedere. Allora, questa qui spara delle gran maledizioni. E quindi dobbiamo metterci un vestito che ci possa proteggere dalle maledizioni. Io ce lo dovrei avere, che è questo, il vestito del mago del leone. Ta-da! Non so se prendere anche gli altri. Ok, ci siamo. Poi ho bisogno di altre cose, tipo ad esempio il fuoco non ci serve più. Ci serve della sana elettricità. Non so neanche quindi se usare ancora la mano della piromanzia, però effettivamente un po' di fuoco di male glielo fa e quindi magari forse è meglio usare ancora piromanzia. Perfetto. Ok, così siamo messi. Allora, dovrei aggiungermi un anello. Allora, questo anello del sud ci vuole, questa cloranzia ci vuole. L'anello delle lame. Potrei sostituire l'anello delle lame con un bell'anellino della maledizione. Non ci sono mai. Ok. Poi, oggetti da lancio. Potrei usare qualche oggettino da lancio per ucciderla a distanza, per colpirla a distanza. Ah! Dardi. Dei bellissimi dardi fulmine. Ah, ne ho 500. Spero dovrebbero bastarmi. Mi dovrebbero bastare. Allora, ripristina PV e uso gli incantesimi. Perché non uso questa anche? Non mi metto anche questa. Ripristinamento di tizi degli incantesimi. Ale. Fatti di stato. Questo potrebbe esserci utile. Acido più studio. Equipaggiamento non ce ne frega niente. Ok, proviamo. Abbiamo mille cose. Allora, ho avuto un piccolo problema tecnico, mi si è mentre crashato il computer. Riproviamo. Ok, l'equipaggiamento ce lo siamo già messo. Piacerebbe trovare qualcuno che ci dia una mano, come prima. Guarda com'è bella, finalmente sono riusciti a trovare qualcuno da evocare. Guarda com'è bella la nostra Sempronia, così conciata. Da maga del leone. Non sta per niente male.
Vediamo, vediamo, ce la dobbiamo fare. Questa è la stessa persona che ci ha aiutato prima, eh? Deve essere un segno. Vediamo, vediamo, dovremmo riuscire a farcela, eh? Non la vedo brutta. Oddio, ne ho ucciso uno. Sconfitto un altro. No, ha sconfitto il nostro amico. No. Ecco, lo sapevo. No, non ho nulla per la maledizione. Allora, facciamola avvicinare perché io da lei qui non mi avvicino. No, cacchiarola, cavolo! Ma guarda te quanto mancava! Guarda te! Porca di quella ma barabarabarabarabarabara. Calma, abbiamo ancora altri tre tentativi prima di perdere completamente la speranza. E guarda quanta gente possiamo evocare. No, questo non lo possiamo evocare. Neanche questo. Bene. Speravo. Poter evocare più di uno.
Ciao. Ok, finalmente ci siamo. Abbiamo un bel alleato che ci può dare una mano contro una Chandra, il boss finale di questo cacchio di gioco. Ce la dovremo fare. Mi è capitato di evocare gente, poi cadere qui. Intanto mi è capitato una o due volte, una cosa terribile. Piano te a farti salti di dietro, che mi fai prendere i colpi. Piano, non voglio che mi cadi di sotto. Ti cado di sotto, guarda, entro dentro la rete col fisico, entro io dentro il cavi, esco fuori dal tuo computer e ti strozzo. Esco fuori dal tuo PC e ti strozzo. Maledetti tutti. Ok. Ma vaffanculo è! Ma andavai a quel paese! Cos'è sta roba che fai la rimbalzella? Ma vai a c***o te, il raggio del deficiente di sto c***o, di sto stronzo. Oi, non ne abbiamo tante rimaste, eh? In realtà c'è possibilità di trovarne altre 5, ho visto. Perché la tizia vende la tizia a Mangiula, alla Mangiula, sì. A Mangiula, sì, a Mangiula. A Mangiula vende un falò scezio, quindi possiamo ancora sfruttare quel falò lì. Intanto ho sentito il segno di evocazione, che è lo stesso di prima. Mi andrà a manderà a fanculo, probabilmente. Ancora io, ciao, ciao. Con quel coglione che si è fatto bruciare dal laser pochi secondi fa. Il problema è che anche lei è una magra, quindi lei non si butta, anche lei non si butta addosso a una Chandra. Vedremo, vedremo. Curati. Non ti curi? Vabbè.
loro si beccano le botte e noi le spariamo da lontano. Almeno questo pensavo di fare. Dai, 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 ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Alle! Alle! Vai, ma ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Anima di Nashandra! Certo che ti becchi sotto il sole, te lo meriti! Yeah! Alle! Signori! Aspetta, in questo momento bisogna recuperare anche la nostra amica. Signori, voi che ci avete aspettato per tanto tempo, che mi avete seguito e non mi avete seguito, che lo avete adesso per la prima volta, festeggiamo. Siamo riusciti in maniera un po', in realtà non proprio da pro, diciamo, un po' vigliacca, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a finire Dark Souls 2. Sin of the Solar, Scholar of the First Sin a livello 1. Cioè il nostro personaggio, la nostra Sempronia, che vediamo qui, è riuscita a terminare il gioco, non tutto, ma insomma quello che necessita, insomma quello che ci vuole per terminare il gioco, tanto tre erano stati a livello 1. E ora ci apprestiamo, non pensavo di riuscirci, ragazzi, ero molto molto scettico. E ora ci apprestiamo a guardare la nostra Sempronia che si siede sul trono di Drumlake. Madonna, che emozione! Questa voglio vederla proprio tutta. Questi cavi giganti. Mazza, che brutto trono. Ha gambe larghe, così va proprio. Signori, questa è stata la fine. Siamo riusciti a finire la nostra run, la nostra partita, ed è tanto Treglia sta male per terra. Siamo riusciti a finire la nostra run a livello 1 con la nostra Sempronia. Sempronia si è seduta. Mi dispiace solo di non aver fatto questa cosa in streaming, in live. Sarebbe stato molto più bello. Spero però comunque voi vi siete divertiti, io mi sono divertito molto.
Spero anche di ripetere la cosa con altri giochi in maniera un pochino meno sofferta. D'altronde si parla di Dark Souls, anche se il 2 è più facile del primo e non so, forse probabilmente anche del terzo, il terzo ancora non lo so. Probabilmente faremo qualcosa anche col terzo, non è da escludere, visto che ancora io non l'ho giocato, quindi si potrebbe anche tentare di fare una sorta di blind run. Ma chi lo sa, ancora non lo sappiamo. Vediamo, vediamo. Il futuro è da decidersi. Intanto, per oggi abbiamo scritto il passato. Oh, più o meno. Bene, signori, vi ringrazio se siete qui con me. Vi ringrazio di aver avuto pazienza assieme a me. Io, Ecco e Trelia, i miei due delfini. Abbiamo anche Rust, l'orca. Che ci saluta. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie per aver sofferto, no, sia noi a questa run a livello 1 di Dark Souls 2. E ci becchiamo alla prossima. Ciao.